Ragazzi, sto tracciando in questo momento il volo di Paul Pogba. Dovrebbe atterrare veramente a istanti, dovrebbe atterrare tra pochissimi secondi. Pogba è a Torino, ha fatto un'inversione strana, tra l'altro, per arrivare a Torino, a Caselle. C'è già la Juventus pronta ad attendere Paul Pogba. E volevo essere qua presente insieme a tutti voi. Tra l'altro, vi chiedo scusa se il video che ho pubblicato prima, quindi la live che abbiamo fatto oggi su Twitch ricaricata, ha dato dei problemi. Ma YouTube, ragazzi, stava facendo delle operazioni particolari. Alcuni non sentivano l'audio, alcuni non vedevano il video, alcuni vedevano correttamente. Quindi vi chiedo scusa per questa cosa. E vi chiedo scusa anche in realtà per questo secondo video, dopo quello di Di Maria di ieri sera, un po' confusionario, un po' così, ma. Più che video per voi, perché poi in realtà per tanti di voi sono cose carine lo stesso, sono video per me, perché a me piace poi, dopo tanti anni, andare a riesumare questi video e vedere com'ero, l'agitazione che avevo, il sentimento che avevo, come la stavo vivendo questa cosa. Quindi sono contento di poter fare questa tipologia di contenuti insieme a voi. Sono qua che non sto più nella pelle, sto continuando a refreshare qualsiasi cosa. Stiamo cercando di capire se è atterrato oppure no. In teoria sì, e mi piacerebbe farvi vedere, tra l'altro, proprio l'immagine di Pogba in tempo reale, dopo avervi fatto visto il video pubblicato proprio dallo stesso Paul Pogba nella diretta di oggi. Vediamo un attimo che cosa dice il volo. Ok, c'è un ritardo di un ulteriore minuto. Madonna, ragazzi, sono in un'ansia incredibile. Questa è una live reaction a un atterraggio di un volo. Io non avrei mai pensato di mettermi a fare dei video di questo tipo. Pogba è a Torino. Stiamo ancora aspettando l'ufficialità di Di Maria. Stiamo ancora aspettando il numero di maglia di Di Maria. Ripongo la domanda che avevo fatto. Quale sarà il numero, non tanto di Di Maria, perché a momenti lo sapremo, con l'ufficialità della Juve ci sarà pure il video di presentazione che verrà registrato oggi. Di Maria ha firmato degli autografi col numero 22, quindi torniamo verso quel numero lì sulla maglia di Di Maria. Invece su Pogba c'è sempre il discorso relativo al numero 10. Su Pogba probabilmente il numero lo sapremo domani, ma in questo preciso istante Paul Pogba è atterrato a Torino e ci sono le immagini. E ci sono le immagini. Eccole qua, eccole qua. Vi faccio vedere le immagini direttamente dal telefono come ho fatto ieri. C'è il video di Romeo. Pogba è atterrato a Torino. Eccolo lì. Quello è il volo di Pogba. Atterrato a Torino. Pochissimi istanti di video. C'è anche un video di Giovanni Albanese, ma immagino che sarà la stessa cosa. Noi ce lo guardiamo per dovere di cronaca. Sì, esattamente, sempre 15 secondi di atterraggio del volo. Eccolo qua. Pogba è tornato in Italia, Pogba è tornato alla Juventus, Pogba è tornato a Torino. Io non vedo l'ora di vedere una foto di Pogba e Massimiliano Allegri ancora insieme come ai bei vecchi tempi e soprattutto i social della Juventus, Twitter, Instagram, Facebook, dappertutto. Con la bella faccia del nostro Polpo che oggi ha detto che era quasi tornato e adesso invece è atterrato. Paul Pogba è nuovamente un calciatore della Juventus. Sono contentissimo. Live reaction all'atterraggio. Un applauso al comandante che ce l'ha riportato in Italia da Miami. Video breve, ve l'avevo detto, una follia. Ci vediamo magari domani per parlarne meglio, anche per commentare i numeri di maglia, perché secondo me queste sono sempre cose molto interessanti, ovviamente quando non si parla di calcio giocato, che quella è assolutamente la precedenza. Paul Pogba è ufficialmente tornato a casa. Bentornato, Paul.